VPC LOL, salam aleikum, salve a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Assassin's Creed Mirage. Sono sempre io, Valtra Liffy, il fondatore di VPC LOL. L'ultima volta, dopo che abbiamo praticamente ammazzato Al Ghul, mi pare si chiamava, il Cava Serraglio, abbiamo visto che Nihal, l'amica d'infanzia di Basim, era nelle vicinanze e siamo andati verso la città di Ambara, l'abbiamo rincontrata, diciamo ci siamo ritrovati. Nel frattempo siamo passati da Durkurigalzu, in questa zona, dove c'era tipo un sotterraneo sotto l'acqua, e abbiamo trovato dei progetti che useremo. D'inverno. Da bar mi pare che non c'è una zona degli assassini, no? Inventario. È un fabbro di Baghdad. Ah, proprio solo a Baghdad lo fanno. Ok. Io e abbiamo la bagagliata speciale, mostra dettagli. La vita hanno messo sarebbe sempre legati. Ok, ma questo l'abbiamo ammazzato. Banditi. Il califfato non era un bastione di uguaglianza, erano spesso costretti a rinunciare al proprio sostenimento e a cambiare vita a causa dell'espansionismo dell'impero. Molti scelti di darsi a dei vantaggi, e questi bande di fuorilegge disposte a dipendere poi di migliorare la propria condizione. Fortezza dell'assassino. Se stai combattendo, puoi attivare la protezione del seno R3 per seguire perfetta azione della catena. Quando la protezione è attiva, selezioni bersaglio R3. Si deve ripristinare la barra di abilità ogni segmento, che poi aumenterà sicuramente con le. No, scusate. Il cavo del serraglio. Era un palazzo, sarai in persiano per gruppi di persone, caro, ma in realtà era più assimile a una locanda, ma offriva spesso comunque una sosta sicura con vari livelli di comunità, i mercanti, i pellegrini e i viandanti bisognosi di riposare dopo una lunga giornata trascorsa lungo le strade dell'impero. I caravanseragli erano di norma fatti costruiti dai califfi, dai loro familiari, da membri di elite locale. Per ostentare solidità e generosità, l'impero era costellato di da queste strutture, specialmente nella regione centrale iraniana-irachena. Solitamente distavano 30 km l'uno dall'altro, ovvero la distanza che un uomo e la sua bestia di da soma percorrevano mediamente al giorno all'interno. I viaggiatori potevano trovare rifugio per la notte, scambiarsi notizie e pagare la tassa di soggiorno per la sommità di costi di gestione della struttura. Ogni caravanserraglio era unico nel suo genere, per quanto molti includessero un grande cortile, c'era un muro inferiore nell'aspetto e nel tipo di struttura interna. Le pianure e nei deserti il cortile era aperte le mura e fatte in mattoni essiccati, mentre nelle alture montane la presenza di una copertura protegge da pioggia e neve. Nei cavesi più forniti era possibile trovare una cistera, una stalla, uno spazio di preghiera, delle guardie, le stanze degli ospiti. In realtà però molte di queste strutture erano umili edifici coperti, privi di tutti i comfort. Si ritiene che i cosiddetti palazzi del deserto, gli Omayyadi, possano avere una funzione simile a quella dei caravanserragli dell'epoca, a cui non è più rimasto nulla. Quello che è. Nella beffa di Baghdad e Gioella era follia sferzata al vento, un esempio, però si nota come l'idea sia stata un'iscrizione. Rimane l'antica capitale dell'impero Cassita, la fortezza di Mon. I Cassiti regnano nella Mesopotamia centrale meridionale, Iraq, dal XVI, mi pare, al avanti Cristo, quindi era XVI, mi pare ottavo, ah sì, del 6 dell'8 secolo avanti Cristo.
storici di questo popolo siano incerte. Si sa che adottarono molte delle istanze culturali e politiche dei predecessori babilonesi, tra cui vi fu la costruzione di ziggurat, edifici religiosi con livelli a terrazze su superficie decrescente, poi in Dur Kurgalzu, a una pianta in forma pressoché quadrata con i lati di 69-67 metri, e sta solo la parte centrale. Nei suoi pressi trovavano un palazzo reale, un'intera città che furono distrutti dagli elamitici dell'Iran sudorientale intorno al 1155 a.C. Lo ziggurat ebbe funzione di tempio per secoli, ma fu infine abbandonato. Consumato dal tempo e dalla sabbia, resta comunque uno degli edifici più caratteristici della regione. Fu spesso ritenuta la biblica torre di Babele da molti viandanti sin dal Medioevo. Ah, interessante. Fai rap. La nota di questa partita a Baghdad. Fai rapporto a Roshan. Lui. Al ghul. Schiavista. Peccato che non c'è al momento una. Come si chiama? Un contenitore dei membri dell'ordine, tipo la setta, come negli altri giochi, almeno per ora. Allora, vabbè, intanto facciamo qualche missione per Nehal. Quindi Nehal fa un cerno a nord delle dune di Akarku, forse ci siamo stati, quindi dobbiamo andare. Ok, ora. Vabbè. Delle dune di. Quindi qua praticamente dobbiamo tornare. Proprio il luogo nascosto. Ok. Allora, io sono le dune di. Qui siamo ad Anbar. Pazzo d'inverno. Qui sono le dune. Non lo possiamo sincronizzare quello là. Vabbè. Ok. Cittadini di Baghdad, i nostri studiosi avvertono che le probabilità di inondazioni lungo gli argini del Tigri sono molto alte. Vi invitiamo a mettere in sicurezza le vostre case e a fare scorta di argilla per eventuali riparazioni. Ed è
إنك تشعر بأمان تام عند سيرك داخل المدينة المدورة. اوكي. Usciamo da un bar. E niente, torniamo dove ci sono le dune. Ok, questo è lì. E quindi in mezzo a qualche parte queste due. Forse qua. Lì c'è fumo. Ok. Girovagando per il deserto della Mesopotamia. Ci porta. Deve essere l'oasi di cui parlava Nihal. Oasi del nord. Sicuramente ci sarà qualche vecchia trappola. Intanto se prendiamo sto posto. Oh, guarda, c'è una gigantesca piscina. Scusate un attimo. Ok, scusate, volevo fare una cosa. Dove erano rimasti? Ah, qua. Dunque è qua che dobbiamo guardare. Ah, l'Oasi del Nord, questo è il posto che dobbiamo guardare. Dunque sì, ci siamo. Deve essere comunque un posto abbandonato.
sono un po' di... Che cosa vedi, amico mio? A quanto pare in questo buco ci sono pure questi stronzi. Che cos'è? Una nota? Bah, questa città è nostra. Attaccarci è una pazzia. Eh? Beh, è stato divertente. Anche per te. Ok. Vedete il Gucci, sono nuovi braccianti al sito a sud, entrambi gli scavi portati il primo Sembra possibile, che i membri dei finché Tabin abbiano già rinvenuto i frammenti. Okay. Farò meglio a tenerli d'occhio. Anche non avete un altro modo di raggiungere la camera sotto l'osso, i frammenti andiamo a restare in questo video. Stati per senso, il vostro nome è che adesso non c'è più al Ghul ormai. Non so neanche che è stato ucciso. Mi serve il tuo aiuto, amico mio. Ah, sarò forse dentro il mare. Qui profonda l'acqua. Aspetta, prima torniamo un po' su così, ricopriamo un po' di ossigeno. Chissà dove porta. Forse dobbiamo salire qua sopra. Sì. Ecco. Quindi deve essere un posto
abbandonato da tempo. È magia questa. Esisterà un modo per superarla. Colloca tre parenti misteriosi. Tre, due. Sai cosa ricorda? Quei portali che c'erano su Origins. Ce ne vogliono ben I cinque. frammenti non bastano, me ne servono altri. Ma dove trovarli questi frammenti? Ok. Adesso qua dobbiamo vedere i frammenti. Serve una visione più ampia. Del nord. Oh.
La tua facciamo sul serio. Non hai scampo. Fai vedere se ci sono un po' di banditi. Ma c'è qualcosa qui. Io devo cercare in questa zona. Fammi usare i tuoi occhi.
Vanno di qua. Ok. Sto cercando di capire cosa devo fare. Io non ho un'idea precisa al momento. Forse. Vado a capire. Un'esplorazione.
elementi misteriosi. Aspetta. A USA? I tre membri scelti dell'ordine entrano e escono portando con sé misteriosi frammenti. Usa l'occhio dell'aquila e trattiene i frammenti e svela i loro segreti. Torniamo alla base degli assassini. No? Non certo che sia, tanto dobbiamo tornarci con i frammenti, quindi inutile che stiamo qua. E vabbè. Ok. Facciamo il porto a Roshan. Ok. Eccoti, tornate Roshan. Sia lode ad Allah. Sia lode ad Allah. Sono lieto che tu stia bene. Sia lode ad Allah. La prima di molte imprese a venire, Basim. È ciò che speriamo. Ma c'è ancora molto da fare. Mentre noi pensavamo ad Al-Hul, Fulad ha esplorato la città in cerca di nuove sedi per i nostri studi. Ho trovato abitazioni piuttosto anonime in tre distretti. Tabid e Rebecca sono giunti da Alamut e si sono diretti ad Abbasia e Kar. Io invece raggiungerò presto Sharkia. E io mi unirò a Rebecca a Karh, dove si respira corruzione come se fosse aria. Parla con Abu Jafar dei progetti a cui sta lavorando, poi raggiungici. Dà un'occhiata, Basim. Potrei avere qualcosa di interessante. Dardo soporifero. Petardo. Serve tipo più trappola. La petardo però ci serve di più di questo. Fumogeno soprattutto. Credo che mi sarà utile. Ti ringrazio, Ahmad. Sono Abu Jaf. Mi prendi in giro. Come sempre. A presto, Abu Jafar. Abbi cura di te. Anche tu, Basim. E questo ci servirà per fuggire. Rango tenuto apprendista. E il potenziamento completo delle insegne di Alamut. La guida dell'ordine. All'inizio è confermata l'esistenza di una guida dell'ordine di antiche
Esegue sulle tue indagini e smaschera i membri dell'ordine attivi nei vari distretti di Baghdad per ottenere l'identità delle guide dell'ordine. Ah, ecco qua, finalmente si è sbloccato. Ras al-Afa. Ras al-Afa. Questo è uno che abbiamo ammazzato. Di Kark, studi Cerchia, studi di Abbassia. Sì, ancora dobbiamo, quindi la faremo più avanti perché ora non la possiamo fare. Spadaccia danzante mercenario, prendi la lettera. Ok. Ah, che piacere. Forse puoi fare buon uso delle tue abilità. Da un'occhiata. Allora, questo è fumogeno. Autorizzazione di soldi cadaveri dei bersagli uccisi. Ah, si smaterializzano. Lama leggera, consente di caricare il lancio per aumentare la distanza dei danni. Lama semplicemente i nemici colpiti. Lama affilata. Ah, forse questo serve per farlo cadere. Lo facciamo la lama pesante. Ok. Oggi l'abbiamo già sbloccato. Città extra. I due. Distanza aumentata. Che durata del nome fumo. Questa mi serve di più. Aie. Sbucato, così abbiamo già. Esplosione silente. Impedisce ai nemici di sentire il rumore della detonazione. Vapore curativo, ripristina parzialmente la salute se vai avvolto dal fumo. Danneggia i nemici travolti dal fumo. Questa. Non ci basta, va bene. Ok. Nient'altro? Hai nuove invenzioni da mostrarmi? Ecco che cos'ho. Dardo che ci sei, dardo soporifero, questo ci sei. Ah, però non lo posso sbloccare adesso. È tutto? Il tuo aiuto è prezioso. Arrivederci. Ok. Ok.
Andiamo a Fabbro però. E da lui. Porgo i miei saluti. Salute a voi. Gradirei vedere la merce. Vi mostro che cosa. Ok. Ho un debole per le lame. Ho una certa esperienza con le lame. Mia dell'occulto. Bell'acquisto. Vi serve più punta? Posso migliorare la lama? Spada dello genio di Belle. Questa è 58, questa diventerà un po' di più. Danni di difesa. Danni difesa, ok. Le darò nuova vita. Avete ciò che vi serve. Ok. Ora devo andare. A presto! Ok. E il pugnale, abbiamo un pugnale un po' più potente. Andiamo dal sarto. I Khazari sono dei duri. Buona giornata. Benvenuto. Che c'è di interessante? Cosa sceglierete? Completo. Possiamo migliorare la difesa. Le luci di impatto delle azioni illegali. Il rumore dovente durante una segnale percepito in minore. Una protezione rinforzata non delude mai. Ok. Per combattere in leggerezza è tutto per ora? Sì. Si è fatto tardi. Confido che tornerete. Ok, andiamo qua. وايضا على قصر الامين مقدم اليوم نفسه هيك شو نيجي بقى لم يكن بامكاني التخطيط اكثر من ذلك andiamo qua allora. آخر قرب البصرة
عذبوا بضعة عبيد لكنهم أبوا الإفصاح عن أي شيء لإنقاذ رفاقهم. لا أدري ما إذا كنت أعمل Okay. Che minuto. Non c'è niente. في سبيله باستمرار. بارك الله في أحمد بن محمد على ولائه. هل تظن quando siamo arrivati a quasi un'ora, beh. Dobbiamo andare nello studio di Kark. Tanto poi fra poco chiudiamo, perché ormai ho fatto così un'ora, raga. Comunque Baghdad si scrive con l'H tra la G e la D. Per la pronuncia di Baghdad è un po' una schifo. Non è... Vabbè, perché noi non l'H non la mettiamo tipo fuoco come l'arabo. Basim, vieni qui. Mi sembrava di ricordarti più alto, Basim. E tu non sei cresciuta di mezza spanna, Rebecca. Non vorrei che questa fosse inimicizia. No, ci punzecchiamo come durante l'addestramento. Roshan mi ha detto che tu sei di qui. In un certo senso. Ho vissuto qui prima di spostarmi ad Anbar. Non è poi così diverso dai posti che già conosco. I ricchi si puliscono il culo con i vestiti dei poveri. Ho questo ricordo di Kar. E invece Kar è cambiato. Rebecca ha scoperto che nel distretto dilaga la corruzione. Più del solito. Abbiamo sentito parlare di ufficiali violenti, di merci controllate e sequestrate. Qualcuno ha preso il controllo del distretto. Provo a indovinare l'ordine. Ci sarà una grande asta, il Dairat al-Mal. Una fiera annuale di ricconi che fanno sfoggio dei loro gingilli dorati. Com'è ovvio, l'evento è riservato agli invitati.
È probabile che uno dei nostri bersagli sia presente. Quindi dovrò entrare all'asta e scoprire di chi si tratta. Ma che bravo! Sei proprio sveglio. Tu non c'eri arrivata, vero? Seguiamo la pista fino in fondo e forse troveremo degli indizi. Posso mostrarti dove cercare. Quando sarai pronto, mi troverai qui fuori. Vabbè. Hai del tempo libero, potresti controllare il pannello dei contratti. Rebecca, hai un momento per me? Avrei delle domande. Dimmi tutto. Cos'altro sai dirmi sul Dairat al-Mal? È un luogo esclusivo, dove i ricchi fanno sfoggio dei loro averi. Questo evento si tiene molto di frequente. Volendo credere ai mercanti di qui, si tiene una volta all'anno. Ma sono certa che i ricchi non si fanno mancare altre feste simili. C'è altro? Cosa ti ha colpito di Karg? Vorrei vederlo con occhi diversi. Niente che non abbia già visto. Corruzione, povertà. Ma il souk è stupendo. Le spezie, i materiali e... Oh, gli attrezzi. È pieno di cose che vorrei provare. Stai già pensando di prenderti una pausa? Oh, dacci un taglio. Conosco le mie priorità. C'è altro? Tu sai già qualcosa su di me e sulla mia storia. Che mi dici di te, Rebecca? Da quando ti interessa sapere altro su di me? Andiamo. Siamo dalla stessa parte. Non fa male conoscere meglio le persone con cui si lavora. Bene, io non sono di qui, ma diciamo solo che i miei genitori non si sentirebbero pesci fuor d'acqua alla grande asta. Sei di famiglia ricca? Purtroppo sì. Ma da bambina non ho mai amato lo sfarzo, i vestiti e le buone maniere. Mi sentivo soffocare. Tutto cambiò quando per la prima volta uscii da palazzo e vidi il mondo per ciò che è davvero. Non sono più tornata indietro. C'è altro? Per ora è tutto. Grazie, Rebecca. Ecco, cara sorella nel ferro, viva di Costantinopoli. Ha avuto l'intenzione di usare due lame celate, una per braccio. L'idea l'ho intesa così tanto che quasi non ha badato alla perdita di un altro dito. Mi ha ferito che le due lame insieme portano un potente. Credi di essere farne uso anche della Mut, che tu forgia canti per sempre il tono di ogni bizantino. I contratti. Uccidi con il fuoco. Vabbè, questo sì. Offerte individuare, ci proviamo. Non uccide nessuno. Difficile, ci provo. Legionieri. Ok. No, questo è solo... Ok, basta. Non c'è altro. Però continueremo nel prossimo episodio, raga. Nel prossimo episodio di Assassin's Creed Mirage faremo missioni secondarie e proseguiremo nella storia. Ci si vede, ciao, alla prossima. Vi diciamo in arabo, like, salam e iscrivetevi sui social. Ciao!